Buongiorno, oggi nell'intervento organizzato dalla sezione INBA dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura dell'Emilia Romagna abbiamo parlato di vari aspetti che competono il progetto sostenibile, specificando che ciò che distingue il bioarchitetto, e questo è anche uno dei motivi del titolo, perché mi chiamo bioarchitetto, il titolo di uno degli interventi del convegno, e ciò che distingue il bioarchitetto da chi si occupa di bioedilizia o di architettura di vari altri aspetti è l'attenzione al contesto, l'attenzione alle relazioni, è ciò che consente a un intervento progettuale di migliorare il territorio e sottolineare le caratteristiche univoche del territorio e tirare fuori il carattere del territorio per migliorarlo, per migliorare le relazioni che noi possiamo avere con questo territorio e quindi l'interrelazione, il rapporto e conservare nella maniera migliore il territorio. Questo è uno degli aspetti. Ovviamente dentro questo, nella formazione completa del bioarchitetto, ci sta il fatto di gestire nella maniera corretta i materiali e gli insiemi di materiali che io vado ad assemblare in quelle che si chiamano tecnologie e scelte complesse di progetto. Dando in questo convegno introduttivo una panoramica su quello di cui ci occupiamo come Istituto Nazionale di Bioarchitettura e dei vari aspetti che in una visione che noi chiamiamo interdisciplinare e olistica, il bioarchitetto, il bravo architetto, si deve occupare per avere una casa sana e che sia ecologica in una prospettiva di lungo periodo.